Buongiorno a tutti e benvenuti a quest'ultimo appuntamento della settimana con Piana Stampa, la rassegna di Inquieto Notizie. Oggi, venerdì 5 luglio, cominciamo sfogliando le pagine del quotidiano. Depuratore ok, a volte. L'impianto cittadino è gestito da una società interamente pubblica. Crotone, informativa di reato della finanza dopo alcuni controlli. Ci dovrebbe essere, eccola, una notizia che riguarda il caso Nino De Masi, un piccolo spiraglio dopo vertice dal prefetto. Reggio l'imprenditore che vuole mollare. E andiamo a approfondire proprio questa notizia sulle pagine del regionale. De Masi sospende la chiusura. Nella riunione a Reggio Calabria acquisite le sentenze contro le banche su richiesta di Roma. L'imprenditore che lotta contro i crimini di Stato consegna le carte al prefetto. Andiamo adesso direttamente alle pagine che riguardano la Piana. E cominciamo con la notizia dello svincolo di Rosarno. Rosarno, finalmente aperto lo svincolo, fine dei disagi per gli automobilisti provenienti dalla statale Ionio Tirreno. La rampa di collegamento con la Salerno-Reggio Calabria inaugurata nel pomeriggio di ieri. Centropagina, firmato il protocollo con il porto, siglato l'accordo tra il comune e l'autorità dell'approdo, finalizzato le opere compensative. 1 milione di euro per i collegamenti tra le banchine e la rete autostradale. E infine Palmi, non si placa la polemica sull'affidamento del campo, nuova replica appunto, a rischio la tenuta di maggioranza. Surace risponde a Randazzo e Ranuccio ci mette il carico. San Ferdinando, il gruppo M5S si schiera contro la struttura prevista in zona Parolisi, impianto di San Ferdinando appunto. L'apertura di questa pagina è dedicata a Pirilli che lascia il Consiglio Comunale. In una lettera al Presidente dell'Assemblea cittadina, le ragioni delle dimissioni. L'ex parlamentare prende atto della mancanza di un clima utile al dialogo. Polissena, film d'autore per Libera. A Polissena, appunto, la proiezione di due documentari nell'ambito dei campi di lavoro. In piazza il dibattito sulla gestione dei beni confiscati alle mafie. Tornano i caffè letterari dell'Associazione Kairos di Gioia, oggi il primo incontro. Taurianova, mobilitata per le ricerche di Rocco Leva, l'anziano che è sparito qualche giorno fa. E infine a Melicucco l'estate raddoppia, due distinti progetti dedicati ai ragazzi della città pianigiana. Passiamo adesso alle pagine della Gazzetta e vediamo subito l'apertura a cosa è dedicata. Rimborsopoli verso il giudizio. Regione Calabria ha notificato l'avviso di conclusione indagini per Giulio Serra e Antonio Rappoccio, contestato il peculato, risposta senza atti alla Corte dei Conti. E abbiamo anche qui, se non sbaglio, la notizia dell'imprenditore De Masi. Scusa, ok. Gioia Tauro, azienda De Masi, tavolo a Roma per l'appunto. Andiamo a approfondire le notizie anche qui. Le Nella prima pagina del regionale una notizia di Guardavalle, i proventi delle estorsioni diventavano anche dei regali di Natale. Dall'inchiesta Ithaca Free Boat della DDA Catanzarese emergono dettagli sconcertanti sulle modalità di azione del clan Gallace Gallelli. Andiamo adesso nello specifico a guardare le pagine che riguardano il nostro territorio, cominciando anche qui dalla notizia delle dimissioni di Pirilli. Gioia Tauro, Pirilli getta la spugna e si dimette dal Consiglio Comunale. L'ex europarlamentare ha scritto una lettera indicando le ragioni della scelta. Bentivoglio, primo dei non eletti, potrebbe rinunciare. Spazio a Rechichi. Taurianova, oggi la decisione sullo scioglimento? Taurianova in bilico, atteso il verdetto del governo. Mentre sulla destra, Gioia Tauro, la rassegna. Stasera Gioia Tauro è il primo dei caffè letterari. Andiamo a centropagina, anche qui Taurianova aumentano i timori per l'uomo scomparso da 4 giorni, si intensificano le ricerche di Rocco Leva, appello di chi l'ha visto. Sulla destra Santa Eufemia, diocesi di Oppido, l'oratorio Don Bosco vince il campionato, premiazione a Rizziconi.
Andiamo a fondo pagina, Giffone, pronta ad accogliere i turisti, decine di volontari puliscono i boschi. Domenica l'iniziativa promossa dall'Associazione Micologica. E infine una notizia in breve riguardante Cittanova, premiato il film di Enzo Gallucci. Passiamo adesso alle pagine di Calabria Ora, l'ultimo dei quotidiani della nostra rassegna. L'apertura è: che fine ha fatto il miliardo per i rifiuti? Interrogazione dei grillini. In Calabria la monnezza è una bomba controllata dall''ndrangheta. Non ci dovrebbero essere. Sì, anche qui c'è la notizia invece di Guardavalle: il silenzio dei Gallace in procura. Passiamo alle pagine della Piana. Festa a Napoli, il PM chiede 10 anni, gli altri membri della gang di rapinatori di Cinque Frondi rinviati a giudizio. Festa è imputato anche nella strage, chiedo scusa, di Delia Nuova dell'aprile 2012. Notizia di De Masi, dal prefetto appunto, chiusura rimandata. De Masi ha annunciato la volontà di chiudere le sue aziende per il ritardo del Ministero nell'erogazione del mutuo antiusura. Il prefetto Piscitelli ha chiesto all'imprenditore di poter visionare l'incartamento e nel frattempo di posticipare la chiusura di 10 giorni. Continuiamo l'apertura di questa pagina è dedicata anche qui alle dimissioni di Pirilli. L'assenteista Pirilli alla fine si dimette. Clima non propizio. Gioia dopo 3 anni di scarso contributo, il leader dell'opposizione lascia il consiglio. Al posto del capogruppo PDL dovrebbe subentrare Bentivoglio. Palmi, Barone, rimpasto di deleghe già previsto. E gioia l'iniziativa, il coraggio delle donne antimafia, ha presentato il libro della Chirico sulle pentite di 'Ndrangheta. Taurianova, nessuna traccia del 71enne scomparso lunedì. I familiari stanno battendo la piana di Gioia Tauro. L'anziano è stato segnalato proprio nella città del Porto. L'ultimo a vedere Rocco Leva a Taurianova è stato il custode del campo sportivo. Rocco stava bene e si stava dirigendo a casa. La famiglia lamenta l'assenza dei corpi speciali per la ricerca degli scomparsi dopo più di 3 giorni dalla segnalazione. Rocco Leva sarebbe stato visto a Gioia Tauro, ritenuto invece non attendibile un avvistamento a Cittanova. Cinque frondi, rifiuti, due disegni di legge a confronto. Ferrovie dimenticate, le ferrovie chiuse che piacevano tanto ai turisti tedeschi. 2 anni fa una comitiva fu lasciata a piedi, da allora l'impegno per recuperare la tratta. In un'area come la Piana, che non ha un sistema di collegamenti metropolitano, le ferrovie della Calabria sono state abbandonate ad un lento declino. Italia Nostra è impegnata nel tentativo di recupero delle ferrovie con la proposta di istituire a Gioia il Museo delle Ferrovie Calabro-Lucane. Dovrebbe essere questa l'ultima notizia esattamente di questa rassegna di oggi. Ci vediamo lunedì e buon fine settimana. Grazie per averci seguito.